40 anni lavoriamo con passione e attenzione per i dettagli. I nostri articoli, prodotti in Italia con manodopera italiana, sono garanzia di assoluta qualità nel settore della pesca dalla barca. Trattati rigorosamente a mano, restano lucidi a vita. La lavorazione è artigianale e le materie prime selezionate con cura rappresentano i nostri punti di forza, come l'acciaio Inox 316L, l'unico che resiste all'usura del tempo, degli agenti atmosferici e della ruggine. GB Marine, il vero made in Italy. Buongiorno, sono Maurizio Bongini, appassionato di pesca in mare da sempre, nello specifico di pesca dalla barca. Ed è per questo che oggi vi presento degli articoli della GB Marine che per qualsiasi pescatore in barca sono fondamentali. Dico qualsiasi perché sia che io pratico traina d'altura, traina costiera o bolentino di profondità, o se potrei sempre aver bisogno del portacanna 132. Un portacanna è un accessorio fondamentale sia per il pescatore trainista sia per il pescatore che va a pescare a bolentino, così pure vedremo anche per chi pesca light drifting. Fondamentale perché? Perché ci consente di tenere sempre la canna orizzontale sul pelo dell'acqua, molto vicino al pelo dell'acqua. Addirittura la sua inclinazione è regolabile con quattro altezze per tenerla più parallela all'acqua e quindi far prendere alle lenze minor vento, sia per tenerla un po' più alta per avere maggior sicurezza magari nel bolentino dove una boccata improvvisa potrebbe rischiare di sfilare la nostra canna. Il portacanna non è solo regolabile in altezza, ma è regolabile, come vediamo in questo momento, in brandeggio, cioè può essere adattato in qualsiasi portacanna d'incasso, ma addirittura oltre a essere portacanna orizzontale posso utilizzarlo come portacanna, consentitemi il termine, a divergere, perché io posso regolare la sua inclinazione in svariati gradi, allargando la mia canna e la mia lenza dal bordo della mia barca, con un facile svitare e riavvitare, una manopola anche confortevole. Come dicevo prima, la possibilità di regolare il nostro portacanna orizzontale anche in brandeggio è data da opportune fori riportati sulla piastra orizzontale che ci permette appunto di scegliere il grado più a noi consono per la pesca. Un altro particolare del portacanna orizzontale della GB Marine è appunto il bicchierino posteriore che è basculante nella sua in alto e in basso, e adesso vedremo le motivazioni, e anche in rotazione, motivo per cui il portacanna orizzontale è chiamato Combat. Combat perché mi permette di, senza estrarre il portacanna e necessariamente anche la canna, mi permette non solo in fase di pesca di prendere il mio terminale senza estrarre la canna e quindi sgravarmi del peso della canna, spesso e volentieri anche di mulinelli pesanti, ma anche eventualmente con prede impegnative, magari con il bolentino di profondità, di non estrarre la canna dal portacanna grazie al brandeggio laterale e all'inclinazione, perché è completamente basculante. Ovviamente il bicchierino viene corredato di un traversino per l'innesto di qualsiasi crociera della canna. Una variante del portacanna orizzontale, e nello specifico appunto dell'articolo 132, è l'articolo 132EL, dove appunto EL sta per mulinello elettrico. È sostanzialmente lo stesso portacanna orizzontale che abbiamo visto poc'anzi, soltanto leggermente più lungo e con una variante del bicchierino. Sostanzialmente, essendo dedicato al bolentino di profondità, quindi a mulinelli più pesanti, ha lo stesso principio del portacanna orizzontale, cioè di avere un bicchierino basculante, però per maggior sicurezza è stato fatto più lungo, di modo che i mulinelli a tamburo rotante elettrici rimangano all'interno della staffa. Molto robusto perché, come il 132 e anche il 132L, tutte le piastre, tutti i supporti, rigorosamente in acciaio Inox 316L, quindi duraturi per una vita e non fanno mai la ruggine, sono spessi ben 4 mm, quindi non patiscono né la torsione, né la flessione, né i piegamenti, tantomeno gli urti. Anzi, dovremo stare attenti alla nostra barca per non rovinare il gelcoat.
Per le tecniche di pesca in mare più leggere, nello specifico light drifting piuttosto che canna da natante o volentino, la Jimmy Marine costruisce appunto il portacanna leggero. È assolutamente semplice nel suo utilizzo per il supporto della canna e può essere acquistato in due versioni, o con la versione a piastra, dove io posso andare a fissare il portacanna a qualsiasi punto del bordo della mia barca senza andare a ingombrare quello che è la murata dello scafo della barca, oppure se voglio sfruttare un portacanna esistente con supporto 158, cioè un supporto, come abbiamo visto finora, che va ad inserirsi in qualsiasi portacanna a 30 gradi. Ora vi voglio far vedere un articolo molto molto interessante e vi spiegherò anche perché tecnico. È l'articolo 1014 New e nello specifico il portacanna ad estrazione rapida. Perché tecnico? Perché appunto mi consente in totale sicurezza di avere un portacanna orizzontale, perché mi consente di dare una regolazione all'inclinazione della mia canna, quindi non far prendere vento alle lenze, piuttosto che tenere la canna in direzione della boccata del pesce, ma nello stesso tempo di avere appunto un'estrazione rapida per una veloce ferrata. Un portacanna secondo me molto molto interessante per quei garisti o trainisti di traina costiera dove il momento della ferrata rimane cruciale, non solo perché magari pescano con tante canne e hanno bisogno di tenere le canne basse sul pelo dell'acqua e proteggerla appunto dal vento e dagli ingarbugli, ma proprio per essere rapidi sia nell'inserimento della canna con totale sicurezza, sia nell'estrazione per una ferrata e un immediato combattimento, senza perdere alcuna preda.